Benvenuti! 17 obiettivi firmati nel 2015 dall'Italia e dai paesi delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile e globale che garantisca il benessere delle persone ma tenga conto dei limiti naturali del pianeta. Parliamo dell'Agenda 2030. In questa settimana, consumatori informati compiono scelte più responsabili, è quanto emerso dal Cash Mob Etico a cura di Next, Coop e Asvis. Nelle giornate di sensibilizzazione in oltre 40 punti vendita Coop, infatti, l'acquisto di prodotti sostenibili è aumentato del 17,6%. Il sondaggio ha poi mostrato una propensione a pagare di più per una maggiore qualità per il 54,4% degli intervistati, dato che arriva al 57,5% se si utilizzano solo materie prime italiane e al 55,9% se un'impresa è radicata sul territorio, con punte che raggiungono il 59% se vi si associa la tutela dei diritti dei dipendenti. Sentiamo allora Luca Raffaele di Next, Nuova Economia per Tutti. Rispetto all'anno scorso, la variabile che hanno preso in considerazione i consumatori nel momento in cui acquistano i prodotti non è più solamente la questione legata al prezzo, ma alla lettura dell'etichetta. Il problema è che mancano ancora le informazioni sulle aziende. Ovviamente un'etichetta non può contenere tutto, ma anche un sistema interattivo che già viene sperimentato in alcune etichette parlanti, QR code, codice a barre particolari, si può estrarre quello che è l'impronta non solo del carbonio e dell'acqua, ma proprio l'impronta nei confronti dell'aspetto, della dignità della persona e dell'ambiente. La cosa molto bella che ci hanno insegnato invece i giovani che hanno partecipato al Cash Mob è che quando vediamo un prezzo scontato, in realtà quello sconto, anche se non lo stiamo pagando noi, ne abbiamo un beneficio, qualcun altro da qualche altra parte del mondo lo sta pagando, ossia i lavoratori che magari vengono sottopagati o l'ambiente che viene sfruttato e maltrattato. La cosa importante però è che le loro sensibilità cambiano e che se le aziende non vogliono perdere quote di mercato devono adeguarsi a questo tipo di sensibilità. È uno degli aspetti più interessanti del Cash Mob Etico, che proseguirà perché non è più un episodio, sarà un percorso, nel senso che adesso abbiamo avuto alcuni dati, i giovani ci hanno dimostrato questa attenzione, incominceremo a dialogare tra le aziende della grande distribuzione, le botteghe, le associazioni del territorio, perché sennò si affronterà sempre una parte del problema senza capirne poi il collegamento di tutte le filiere di collaborazione di quell'azienda.